Ciao a tutti! Oggi voglio iniziare questo vlog facendo vedere la casa che è già in ordine. Mi sono alzata un po' di tempo fa. C'è in ordine, però perché io ho messo in pratica le abitudini preziose che ho qua nel canale, che vi lascio sempre nel primo link in descrizione. Per chi vuoi prendere, è un ebook gratuito che ho qua nel canale. Abitudini preziose per mantenere la casa sempre in ordine. Però, come vi dicevo, ho qua il pavimento da pulire, ho il bagno qua, questo che devo fare una pulizia ultra bella, che ha tantissimo bisogno. E guarda com'è bella qua la ornamentazione, gli addobbi natalizi. E oggi il nostro vlog inizia qua, c'è già la lavatrice che va a manetta qua, che gli ho appena messo a girare, è già lì che gira. E voglio lavare questo bagno. Non sono tanto in forma oggi, ragazze, perché ho qua il naso che mi scende sempre. Ho iniziato a starnutire e non mi passa più. Vediamo, dai. Inizio qua, passo l'aspirapolvere, come sempre la prima cosa che faccio. Questo bagno io mi piace pulire sempre con un detersivo che c'è un po' di candeggina. Io vedo se ho ancora il CIF lì con candeggina e le provo ad usare. Qua è le cose del Bobby, che lui dorme qua, quindi io devo pulire bene anche questa e tutto il resto. Adesso iniziamo la nostra pulizia. La prima cosa che faccio, come già vi ho detto tantissime volte, è pulire il pavimento con un aspirapolvere, così tutte le cose che si appiccicano sul pavimento vanno via. I capelli, qualche polvere, terra, qualcosa che si attacca. Così io lascio tutto bello pulito con l'aspirapolvere e dopo inizio subito a lavare la vasca e bagno. Lavo lei e dopo lavo i bici. Userò il CIF con candeggina, questa spugna della Villetta, e tolgo tutto qua. La vasca oggi è molto sporca perché da un po' di giorni che io non la pulisco. E questa vasca ho già detto tantissime volte quando faccio questa pulizia approfondita qua in questo bagno. Io non la uso mai, abbiamo usato in quest'anno nessuna volta, diciamo, per fare il bagno qua. Non la uso mai veramente, quindi è solo veramente la polvere che si attacca su perché è bianca e bisogna pulirla, sennò diventa gialla, diventa brutta. Per quello io lavo sempre con questo CIF candeggina perché mi piace tantissimo per lavare questa vasca. Qua in questo bagno dorme il Bobby e i capelli di lui escono tanto, vanno dappertutto, anche se lui non è mai entrato nella vasca, ma come lui dorme vicino, i suoi peli volano e si attaccano anche qua. Quindi la lavo benissimo, la lascio qua bella pulita. Prima passo la spugna con lo sgrassatore, lo sgrasso bene bene. E dopo rinsciacquo bene con acqua. E dopodiché la asciugherò con un panno in microfibra. E come vi ho detto, questo sgrassatore è buono perché io posso usare tanto qua nella parte di acciaio come posso usare nella parte bianca. È buonissimo, questo sgrassatore pulisce a fondo veramente. Adesso facciamo qua il WC. Questo WC qua piccolino, anche questo non è mai usato. Il problema qua è che il marcello, quando entra in questo bagno, lui fuma qua dentro e mette le cenere lì dove pulivo io, quindi è un casino, è un problema, perché tutte le volte io voglio che rimanga bello bianco lucido perché non mi piace lo sporco, e giustamente io passo un po' più di tempo a pulire qua.
Questo bagno non abbiamo ancora finito, è da tanti anni che lui dice che finirà e non finisce mai. Quindi manca qua un armadio, manca qua in questo bagno un specchio, perché c'è solo veramente il WC, questo bidet e la vasca. E io lascio sempre qua accanto anche un cestino dei vestiti e la lavatrice dell'inizio del bagno. C'è un guardaroba dove io metto tutti i detersivi che uso qua, che metto i vestiti, i giacconi, anche i giubbini, tutti i vestiti pesanti di inverno per uscire. Lo lasciamo qua in questo armadio che rimane qua in questo bagno, così è più facile quando dobbiamo uscire di casa a prendere i giubbini. E qua c'è, come vi ho detto, tutto quello della lavatrice e la mia piccola lavanderia. Quindi io volevo tanto che lui facesse qua qualcosa, finisse quello che manca, che sarebbe un armadio e uno specchio. Così io, se avevo bisogno, quando devo uscire, di non andare su, perché tante volte mi sono sistemata e dimentico qualcosa, quindi devo salire, devo andare su di sopra, perché lì in quell'altro bagno è dove c'è l'armadio, dove io metto tutte le mie cose di trucco e lo specchio e eccetera. Quindi se c'era una qua giù era bellissimo. Quindi aspettiamo il bel tempo, nel senso, facciamo che arrivi un po' più di soldi, che così io voglio fare questa piccolo cambiamento qua in questo bagno. Ho già anche guardato nell'IKEA, ci sono mobili bellissimi che si può prendere. Ho già detto anche a lui, ho guardato anche a Leroy Merlin, che ho visto che c'era uno che mi piaceva tanto, che si abbinava anche con questo colore qua, che è il colore azzurro, e sarebbe più bello quelli della Leroy Merlin, che c'è i colori praticamente uguali. Ma vediamo, questo adesso in 2020 ci pensiamo, prima di tutto la salute e altre cose qua rimandiamo ancora un po'. Io lavo bene qua il bidet, il water, e dopo io uso un pano microfibra per risciacquare e per asciugare bene questa parte qua. Adesso inizio con il pano microfibra e dopo lo asciugo bene, così io finisco il bagno. Dopodiché devo fare anche il pavimento, che voglio lavare bene anche il pavimento oggi. Qua nel pavimento io sto usando una miscela che mi piace tantissimo, una miscela bellissima. Adesso vi faccio sapere tutto che avete bisogno. Per fare questa miscela qua è molto semplice, io uso acqua calda, 3 o 4 gocce di sapone dei piatti, 100 ml di alcol e 15 o 20 gocce di olio Tea Tree, perché è un olio antibattericida che è molto buono, e così va via tutte le batterie, va via, disinfetta benissimo questo olio essenziale. Guarda che bellissima pulizia, tutto bianco come piace a me, bello pulito. Qua nel water io ho messo un po' di candeggina gel, anche se è pulitissimo, ma volevo essere sicura. Guarda che brillante.
anche qua, tutto bello brillante nella vasca. Il pavimento bellissimo, questa miscela, come vi ho detto, è una miscela molto buona perché disinfetta tantissimo. Ho passato anche qua nella sala e non fa male al cane. Questa miscela è buona per quello, perché i cani, la Lisa è sempre qua, io la passo, lei non sente niente e rimane tutto bello, guarda, bello pulito, sistemato, bello profumato. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare il mio like, un bacio, alla prossima. Ciao, ciao!